Il Calenda Esercito 2024 è una pubblicazione, giunta alla 27ª edizione, che vuole raccontare l'esercito con riferimento a quanto accaduto 80 anni fa, l'8 settembre 1943, un periodo storico difficile e drammatico, quello della partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Si è così voluto rendere omaggio a chi ha servito la patria, facendo emergere i valori che contraddistinguono l'operato dei militari. Io penso che tutto ciò che abbiamo oggi è anche frutto del sacrificio dei nostri soldati di quel tempo, che hanno saputo onorare il giuramento comunque, anche davanti a una situazione di determinatezza. Importante anche la vicinanza dell'esercito alle persone. Ancora di più penso che lo si sia verificato nel momento delle emergenze che ci sono state negli ultimi anni. Qui accanto a me c'è il comandante del 10° Reggimento Genio Guastatori, il colonnello Criscuolo, che è a capo di un'unità specialistica molto utile. E io personalmente, che ho il mio comando a Milano, ho potuto constatare il grande impegno che è stato posto nel momento in cui c'è stato il nubifragio a Milano, che ha bloccato tutte le strade, e il Reggimento Genio ha saputo intervenire in pochissime ore e dando veramente un grosso sollievo alla popolazione. Interveniamo in tutti i teatri operativi, sia in Italia che all'estero, e uno dei nostri compiti è anche quello di concorrere alla pubblica utilità e alla pubblica calamità. Tra le pubbliche utilità ricordiamo l'operazione Strade Sicure sul territorio nazionale, e per le pubbliche calamità intervenire per tutti quegli eventi calamitosi che intervengono sul territorio nazionale, come può essere un terremoto, un nubifragio, un temporale, un'inondazione. Abbiamo delle capacità e degli equipaggiamenti che sono impiegabili sia in ambito operativo ma in maniera duale anche in questo tipo di attività. Sì.